Mi trovo qui a Ubud, nello splendido ristorante Moxa a Bali, e il piatto con Chef Made ovviamente. E il piatto che andremo ad imparare oggi è a base di melanzane, ma la cosa più tipica di questo piatto sarà la salsetta che andremo ad imparare a fare. È semplicissima, velocissima, con una serie di spezie, tra cui il curcuma, il ginger, l'olio di cocco, che hanno delle proprietà fenomenali dal punto di vista ovviamente della salute. Quindi senza indugiare oltre andiamo a imparare come fare questo piatto. We can start? Yes. Okay. Partiamo col peperoncino. In Indonesia è super piccante, ma possiamo scegliere quello che vogliamo. Poi tagliamo lo scalogno, se non ce l'abbiamo possiamo utilizzare anche la cipolla rossa e un po' di aglio e via, dentro una ciotola. Tagliamo la curcuma o zenzero come alternativa se non lo troviamo. La carota dentro. Prendiamo la citronella chiamata lemongrass, che è ottima tra l'altro per prevenire l'influenza. Aggiungiamo un po' di pepe nero, tagliamo un po' di noce macadamia e poi un po' di coriandolo. E adesso mettiamo tutto dentro il nostro mixer o frullatore. Tagliamo le melanzane, che sono la componente principale del nostro piatto. Foglia di curcuma, fantastico. Se non ce l'abbiamo possiamo anche fare senza. Ora mettiamo le melanzane a grigliare e la salsa sul fuoco con un po' di acqua e latte di cocco. Giriamo le melanzane, aggiungiamo un po' di sale e le inzuppiamo nella salsa. Ecco qui il latte di cocco, che tra l'altro ha un sapore fenomenale. Aggiungiamo le foglie di curcuma se le abbiamo o foglie di limone e siamo pronti ad impiattare. Possiamo farlo nel modo più professionale possibile, soprattutto se siamo a cena con qualche amico, seguendo quello che sta facendo Made. E poi ci mettiamo una ciotolina di riso integrale sopra e voilà, l'erba cipollina in cima. Ta-da! Il piatto vegano più buono del mondo è pronto!